Buonasera, benvenuti in onda, ciascuno la sua guerra, e questo è il titolo che abbiamo voluto dare questa sera per raccontare due crisi apparentemente distinte che nulla hanno a che vedere una con l'altra. Da un lato quella ovviamente di un governo sempre in fibrillazione, si era appena tirato un sospiro di sollievo dentro la maggioranza e si festeggiava per l'approvazione della cancellazione dell'IMU, ed ecco che improvvisamente è spuntata una nuova rogna e riguarda ovviamente l'IVA, cioè capire se ci sono le risorse anche per mantenere la promessa di non aumentare l'IVA di un punto percentuale. Ma poi questa sera vogliamo parlare di una cosa che gli italiani avvertono ancora come molto lontana, e speriamo lo resti, è una crisi in un altro quadrante, è la crisi che potrebbe portare a un intervento in Siria, che era stato addirittura annunciato per stasera e che invece potrebbe essere rimandato a domenica forse. Allora presento subito il primo ospite di questa sera, Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, ma anche dentro il Senato, presidente della Giunta, che più da vicino ha lavorato per capire quali possono essere i contraccolpi e gli effetti di questa crisi. Allora subito una battuta su quello che sta accadendo ovviamente in Siria. Voi ne avete discusso a caldo? Sì, mi sembra che l'unanimità quasi del Parlamento, l'unanimità del Parlamento sia molto scettica su questa iniziativa che viene proposta dagli Stati Uniti per motivazioni che, seppur nobili, sono assai tardive, perché quello che è successo in Siria ha già comportato 200.000 morti circa. Sembra che ce ne accorgiamo solo ora. E ce ne accorgiamo per fatti assolutamente ignobili che sono capitati, che non possono avere alcuna giustificazione, che sono da noi condannati senza reticenza, ma non è che lì c'è un regime cattivo e i buoni sono dall'altra parte. Chi si sta contrapponendo in queste ore ad Assad sono brigate terroristiche composte in gran parte da esponenti di Al-Qaeda, e noi rischiamo di passare dalla padella alla brace. Per cui un'iniziativa oggi precipitosa rischia di essere improvvida e sbagliata. Io mi auguro che in queste ore, sta iniziando la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ci possa essere una concertazione, perché quella è la sede per ogni azione. Un'azione che avvenisse fuori dalle Nazioni Unite e fosse come quella che viene preannunciata in queste ore, portata avanti dagli Stati Uniti, forse più per una ragione quasi di Obama come presidente, che dopo aver dato ultimatum alla Siria e non essendo stato preso sul serio, oggi ha bisogno di dimostrare che gli Stati Uniti debbono essere presi sul serio. Ma stiamo attenti, iniziamo una guerra, non sappiamo dove ci può condurre. Peraltro, come Presidente della Commissione Esteri del Senato italiano, perché noi siamo italiani, siamo impegnati già in tanti scacchieri a difesa della comunità internazionale, dall'Afghanistan al Libano. Non dimentichiamo il ruolo che gli Hezbollah oggi hanno in Siria e non dimentichiamo il fatto che le nostre truppe sono lì, in Libano, interloquiscono giornalmente con gli israeliani da un lato e gli Hezbollah e i libanesi dall'altro. Per cui un'eventuale nostra partecipazione, che però non è all'ordine del giorno perché il governo si è già espresso in modo chiaro e netto, noi non parteciperemo nemmeno con la concessione di base militare in questa situazione, ma metterebbe fortemente a repentaglio anche il nostro contingente. Per cui calma, non è più il momento, e lo si è visto anche oggi a ritroso sulla vicenda della Libia. Siamo partiti perché c'era il tiranno da battere, certamente era un tiranno, probabilmente sotto il profilo ideale sarebbe stato bene rimuoverlo, ma oggi ci troviamo con una realtà statuale che è saltata, con tante bande, tanti gruppi che si confrontano in Libia e non si sa nemmeno più con chi parlare. Allora, se questo è lo scenario che rischia di riprodursi in Siria, passeremmo veramente dalla padella alla brace, per cui la calma credo che sia mai come oggi appropriata. Devo dire, io ho parlato devo fermare Casini, perché sono tantissime cose anche molto interessanti che ha detto, ma abbiamo la consueta pausa della pubblicità e torniamo subito dopo con In Onda. Thank you.
rischio è che esca con gran clamore dalla porta per rientrare di soppiatto dalla finestra, magari camuffata e con un altro nome. Parliamo dell'IMU, l'odiata tassa sulla casa, cavallo di battaglia della campagna elettorale di Silvio Berlusconi, che ieri è stata eliminata con un colpo di spugna, senza indicare precisamente dove saranno ricavate le risorse per coprire il mancato introito da parte dello Stato. In prima linea contro l'accordo, partorito con un consenso a denti stretti del Partito Democratico e la gioia del Popolo della Libertà, c'è il sindacato degli inquilini. Minaccia una moltiplicazione degli affittuari morosi nel caso in cui la tassa dovesse essere scaricata su di loro. L'IMU infatti si trasformerà nella cosiddetta service tax, una non ancora ben definita tassa sui rifiuti urbani e servizi indivisibili. Sarà pagata sia da chi vive in una casa di proprietà, sia da chi è in affitto. Le aliquote saranno definite dai comuni a partire dal 2014. Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta prova a tranquillizzare tutti spiegando che comunque la tassazione complessiva si ridurrà. Il Codacons però parla di una presa in giro di tutti gli italiani, mentre la CISL, per voce del segretario Raffaele Bonanni, definisce la mossa del governo una semplice partita di giro, perché la tassa da nazionale diventerà locale. Sul versante politico il Movimento 5 Stelle punta il dito al contenzioso tra la Corte dei Conti e le aziende di slot machines. Per garantirsi le coperture alla rata IMU di settembre, denunciano i pentastellati, il governo si è inginocchiato ai signori del gioco d'azzardo e ha ridotto il loro contenzioso con lo Stato da 2,5 miliardi a 600 milioni di euro. Scelta Civica invece, attraverso le parole di Mario Monti, parla di resa del PDL. Il governo, dice l'ex premier, per durare deve avere una spina dorsale e non può cedere alle pressioni dell'una o dell'altra parte. E poi ammonisce: sull'IMU hanno violato una raccomandazione dell'Unione Europea. Di fatto la reazione del commissario finlandese agli affari economici Olli Rehn non ha tardato a farsi sentire. Accolgo le rassicurazioni del primo ministro Letta sul rispetto degli impegni di bilancio, ha fatto sapere, ma attendiamo i dettagli di questo piano. Sicuramente soddisfatto è il premier Enrico Letta, perché le famiglie, sostiene, avranno una riduzione fiscale importante e dalla nuova service tax dall'anno prossimo in particolare ci sarà più equità. Il sospetto è che la coperta sia comunque troppo corta e pare sempre più vicino l'aumento dell'IVA a partire da ottobre. Certo, mentre il vice premier Angelino Alfano sostiene che evitare l'aumento dell'IVA è un altro obiettivo importante per settembre e sostiene di essere fiducioso nel riuscire a raggiungerlo, il vice ministro Stefano Fassina definisce l'aumento di un punto percentuale dell'imposta ormai un fatto irrimediabile. Allora, Marco Ferini ha composto questo quadro molto dettagliato, in cui però spicca che c'è una divisione anche nell'area che la riguarda, Presidente Casini. Cioè, da un lato c'è chi ha salutato questa misura con un provvedimento positivo, dell'AI e altri, e invece dall'altro c'è chi, come Monti, ha detto no, è una cosa che non ci possiamo permettere. Forse su Monti pesa il fatto di essere stato il padre di questa misura, ma la sua opinione qual è? Beh, Monti ha dovuto mettere questa tassa in uno stato di necessità, perché sappiamo tutti com'erano i problemi dei conti pubblici. Credo che svolga un'azione importante di stimolo nei confronti del governo. Peraltro, certamente ognuno di noi ha le proprie idee in proposito, ma questo compromesso era segnato fin dal giorno in cui Letta, in presentazione del governo alle Camere, disse chiaramente che si andava verso il superamento dell'IMU. L'IMU per il 2013 non si pagherà, per il 2014 sarà rimodulata una tassa che però soddisferà anche ai bisogni dei comuni e sarà modulata proprio sotto il profilo di una imposta federalista, per cui c'è da questo punto di vista un passo in avanti. Quindi per lei gli aspetti positivi prevalgono su quelli negativi? Era necessario fare questo passo, perché era scritto nel rapporto tra gli alleati di governo. Il governo di coalizione si basa sul compromesso. Devo dire che è importante che il governo ieri non abbia dimenticato i cassi integrati, non abbia dimenticato gli esodati, abbia cercato di comporre un mosaico, secondo me, in modo più che decoroso. E devo dire che tutti sapevamo che il tema del PDL sull'IMU era un tema ineludibile, per cui anche i ministri di Scelta Civica dell'UDC, che sono presenti in Consiglio dei Ministri, certamente hanno ben presente il monito di Monti, non lo sottovalutano affatto, ma dovevano evidentemente prendere atto della realtà che si è manifestata. Io penso che piuttosto dobbiamo guardare avanti.
non è possibile che ogni iniziativa che il governo prende abbia sempre la rappresentazione, il controcanto da un lato del PDL e dall'altro del PD, che mirano, diciamo così, a rendersi protagonisti di ciò che di positivo fa il governo o all'opposto a delegittimare quello che si vuole che non faccia il governo. Bisogna che abbiamo un po' tutti fiducia, teniamo presente la difficoltà dell'Italia, perché siamo ancora in grande difficoltà. Ad esempio, il differenziale tra lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli spagnoli si è ormai completamente ridotto, mentre eravamo in una condizione migliore. L'instabilità politica ha un costo, pesa, vediamo cosa è successo in borsa la scorsa settimana. Allora, abbiamo da un lato lo scenario siriano, con tutte le incognite internazionali che questo naturalmente comporta per paesi come il nostro esposti sul Mediterraneo. Dall'altro, e dipendenti dal punto di vista energetico, sì, anche perché dal prezzo sappiamo, del petrolio. Sappiamo tutti che oggi la dipendenza energetica degli Stati Uniti non c'è più sostanzialmente. Ormai gli Stati Uniti si possono permettere di andare negli anni prossimi verso un'autosufficienza di carattere energetico. Hanno lavorato bene da questo punto di vista, hanno scoperto frontiere nuove e oggi da questo punto di vista il Mediterraneo per loro è meno importante che per noi, ma noi ci viviamo in questo Mediterraneo. Abbiamo ricevuto 3.000 siriani. Sulla Siria di più, perché mi interessava molto il suo ragionamento all'inizio, ma prima di archiviare la pagina della politica interna, diciamo così, volevo chiederle, c'è anche una forte opposizione, diciamo così, da sinistra, di chi dice sì, ma in fondo in questo modo Berlusconi è uscito vincitore, non si capisce perché sì, ci siano state tante resistenze. Naturalmente, vede, un bicchiere può essere mezzo pieno e mezzo vuoto, secondo dall'angolo in cui si guarda. Alcuni dicono questo e altri dicono esattamente l'opposto, cioè Berlusconi non ha più alibi oggi, dopo questa cancellazione dell'IMU, è alle prese con un governo che gli impegni politici che doveva assolvere verso il PDL li ha assolti. Per cui la sua vicenda giudiziaria viene, diciamo, estromessa dall'agenda in questo modo. Per cui, come vede, tutti sono impegnati a rappresentare le cose secondo l'IVA? Le loro convenienze. Lei pensa che sia altrettanto ineludibile anche quello da considerare nel pacchetto del governo? Bisognerebbe cercare di evitare l'aumento dell'IVA. Naturalmente, bisognerebbe cercare, significa che la coperta è corta, come ha detto il servizio. Bisognerà fare di tutto, perché siamo impegnati a mantenere quel 3% in sede europea. Abbiamo il ministro Moavero che illustrerà nelle prossime ore in sede comunitaria le decisioni del Consiglio dei Ministri, ma soprattutto ci deve essere la consapevolezza tra gli attori politici che questo è un governo di necessità. Non è che PDL e PD improvvisamente si sono amate sei mesi fa, hanno dimenticato la diversità che li ha portati in campagna elettorale a fare enunciazioni opposte e si sono alleati per caso. No, si sono alleati perché c'è stato uno stato di necessità. C'è stato un Presidente della Repubblica che abbiamo chiamato a furor di popolo per il secondo mandato, mentre non lo voleva fare, e ci siamo tutti impegnati ad un comportamento decoroso. Per cui bisognerebbe non dimenticarsi troppo presto di quello che è successo nella politica italiana. Anche perché giustamente siamo richiamati dalla durezza dei fatti e della situazione ad essere seri. Voglio anche dire la situazione oggi si presenta molto difficile sotto altri profili. Abbiamo un'Europa che certamente sta cercando forse di superare la recessione, ma noi siamo ancora pienamente in recessione. Abbiamo da portare in sede europea, speriamo il giorno dopo le elezioni tedesche, speriamo che queste elezioni tedesche possano consentirci di aprire una nuova pagina anche per l'Europa, un'Europa che non può essere solo del rigore, ma che deve essere anche un'Europa che pensa allo sviluppo, alla crescita, con provvedimenti particolari per le fasce più in difficoltà, che sono in particolare i nostri giovani e quelli che a 50 anni perdono il lavoro e non riescono a ritrovarlo sul mercato del lavoro. Abbiamo una disoccupazione che al mezzogiorno è assolutamente incompatibile con gli standard democratici. Allora, davanti a questa realtà, ecco, usiamo tutti un supplemento di intelligenza, tutti. Però le voglio chiedere una cosa, ne parleremo poi nella seconda parte, perché vi ricordo che è la puntata lunga, ma c'è una cosa che mi colpisce, cioè il peso
di questo importo, che è sensibilmente ridotto, si parla di un volume che cala forse di 2 miliardi nel prelievo, però il peso sarà fatto, come dire, gravare anche sugli inquilini. Abbiamo nel servizio, Ferini ci faceva notare che ci sono state proteste dell'associazione dei consumatori, di questa molti residenti. Questa sarà una service tax, per cui sarà una tassa sui servizi. Se io sono inquilino, evidentemente, ma usufruisco del servizio dell'altezza urbana, lo utilizzo io come inquilino di uno stabile. Non è che è solo il proprietario. Però il proprietario è stato sollevato di una tassa che viene rimodulata anche sugli inquilini. Ma verrà rimodulata. Diciamo, non trova che sia uno spostamento dai più ricchi ai più poveri, no, perché non chi penso, ha una casa è più ricco non penso, di chi l'affitta. Non penso questo, perché le case ricche, tra virgolette, pagheranno e non sono esentate da nulla. Per cui stiamo molto attenti a non determinare un allarme sociale che è assolutamente ingiustificato. Abbiamo tutti convenuto su un fatto, che il settore abitativo è necessario rimetterlo in moto, perché noi sappiamo quanto è importante anche per l'economia reale dell'Italia che si continui e si Quindi, ricominci. Va bene così, ad esempio così. C'era questa IMU per gli edifici invenduti. Sì. Questo era assolutamente sbagliato, perché questo cosa provocava? Provocava il fatto che chi aveva da costruire un edificio lasciava il rudere, non lo completava, perché se completato avrebbe dovuto pagare l'IMU e intanto licenziava gli operai che finivano l'immobile. Allora, forse questo è il modo anche di rimettere in moto l'economia. Apro il collegamento che abbiamo con Mia Ceran, che ci seguirà in tutta la seconda parte della puntata, da Palazzo Chigi. Mia, presenta solo chi abbiamo e chi abbiamo scelto questa sera per raccontare anche coloro che in qualche modo sono stati delusi da questa manovra. Infatti non a caso siamo davanti a Palazzo Chigi, anzi fuori da Palazzo Chigi, non è una scelta casuale, perché con noi abbiamo, in rappresentanza di oltre 9 milioni di italiani che vivono la stessa identica situazione, 5 persone che sono diversamente precarie, diciamo diversamente a seconda della loro situazione. Ci sono collaboratori a progetto, ci sono liberi professionisti, però ciascuno di loro è qui per testimoniare una cosa, un dato fondamentale: nessuno dei provvedimenti presi da questo governo negli ultimi giorni non li riguarda in nessun modo, non migliora la loro situazione, non li aiuta. Vi presento la prima, Chiara Di Domenico. Ricordiamo soltanto che questi oltre 9 milioni di italiani hanno un'età media di 42 anni, non sono più neanche giovanissimi, e uno stipendio medio di 800 euro, giusto per inquadrare la situazione. Chiara Di Domenico, forse ve la ricordate, c'è stato un momento l'anno scorso in cui a febbraio è intervenuta in un dibattito pubblico attaccando, se così vogliamo dire, la figlia di Ichino. Erano i tempi della riforma Fornero, si discuteva tantissimo di flexicurity, di possibilità di accettare contratti diversi. Tu sei un contratto a progetto, giusto? Sì, lavori nel ramo dell'editoria. Sono da sempre un coco, però ci tengo a dire che non fu un attacco ad personam quello, fu un attacco a uno status quo, che poi venne travisato misteriosamente. Però diventò un po' il simbolo di questo scontro, diciamo, che c'è tra i tutelati e i non tutelati, sostanzialmente. Purtroppo è un dato che la maggior parte della generazione nata tra i primi anni 70 e i primi anni 80 oggi vive, quando è fortunata, con 1.100-1.200 euro, e ne paga, quando non ha la fortuna di avere una casa di proprietà, ne paga 600 per 20 metri quadrati per poter stare nella città dove lavora. Se andasse via da quella città non lavorerebbe più. Quindi, dicevi prima, sono 10 anni che lavoro come precaria, non sono mai stata più di 10 giorni senza lavoro. Sì, lavoro l'hai sempre trovato? Sì, c'è questa cosa molto divertente che io, quando vado a fare i colloqui, mi viene detto: ah, ma se hai fatto tutti questi lavori è perché dai problemi. Dico: no, ho fatto tutti questi lavori perché per fortuna ho sempre trovato di meglio, ma sono stata fortunata in questo. Ad esempio, dei provvedimenti del governo, che cosa c'è di interessante per un libero professionista, per un collaboratore a progetto? C'è qualcosa che cambia, aiuta la tua situazione oppure no? Io credo di no. Li hai studiati bene? Io, insomma, nel tempo che ho avuto lavorando. Ad esempio, l'IMU è una cosa che ti riguarda. Ma guarda, l'IMU in questo caso mi riguarda, perché se il mio padrone di casa decide di fare pagare a me, per esempio, questa mutazione genetica dell'IMU, io che già ho difficoltà a pagare un affitto, dovrò fare i conti anche con questo. Va bene. Ti presento un'altra persona, Luca, se ci dai il tempo. No, scusa, ti fermo solo un attimo, perché ovviamente abbiamo dei tempi. Tutti questi temi irromperanno nella seconda parte, su tutte le storie vogliamo raccontare. Tra l'altro, spezzo una lancia in favore della figlia di Chino, che
da tutta quella polemica poi uscì fuori che aveva fatto una gavetta anche lei e nessuno le aveva regalato niente, ovviamente, no? Era giusta la polemica di dire io sono precario, ma non era un bersaglio, diciamo, che avesse qualche macchia nel suo curriculum. Comunque era solo per dare un sapore a questo collegamento e chiedere a Casini se poi alla fine in questa rimodulazione c'è un pezzo d'Italia, che questa Italia insicura di persone, come abbiamo visto, grandi professionisti, persone con esperienza che hanno da 40 anni in giù e che poi per un modo o per un altro non si trovano tutelati. Il dubbio di quella ragazza dice se me la fa pagare a me la tassa è una fregatura. Vediamoli, teniamolo il collegamento. Naturalmente, io ribadisco, non creiamo allarmi sociali quando i criteri di definizione della service tax nemmeno ci sono, per cui adesso credo che come minimo è prematuro. Stiamo parlando del 2014 perché nel 2013 c'è la cancellazione. Naturalmente il governo in questi giorni si è occupato di questo. Non è che ha ultimato i suoi interventi, perché dalla ricerca alla scuola al tema del precariato, il tema del precariato è una questione fondamentale e queste questioni sono questioni che sono all'ordine del giorno. Il tema del precariato riguarda anche la pubblica amministrazione. Certo, non è possibile una stabilizzazione così, perché questo sarebbe un fare delle promesse assolutamente inconsulte, però anche il ministro D'Alia sta cercando di operare concretamente. Questa è la sommatoria di problemi che c'erano e di una crisi economica che ha riguardato tutti i paesi nessuno europei. Nessuno vuole la bacchetta magica, però lei ne conosce di ragazzi con questa storia, con questa biografia di 30 lavori fatti uno dopo l'altro, che, non, che magari progrediscono anche, ma non trovano la stabilità. Certo, e magari non la vogliono, però no, pagano un prezzo molto un grosso. Un conto è dire che non ci si potrà più abituare al posto fisso nella concezione di 20 anni fa. Un conto è il precariato permanente di questa signora che obiettivamente le crea l'impossibilità di un progetto di vita, perché una coppia si deve sposare, deve pensare di fare dei figli, in questa condizione di precarietà non lo può fare. E questo è obiettivamente una grande ingiustizia che pesa su una generazione. Peraltro ciascuno di noi ha piccoli o grandi esempi di precari o di ragazzi anche nelle nostre famiglie che magari sono all'estero perché cercano di trovare lì la lei strada. Lei ha un esempio nella sua famiglia? Io ho una figlia che è andata in questi giorni all'estero, si è laureata con 110 lode e sta cercando di trovare la sua strada lì. E naturalmente fa una cosa che riguarda storia dell'arte, che non è... Quindi ha già messo una croce sull'Italia? No, non ha, io spero che non abbia messo la croce sull'Italia, però ognuno di noi è alle prese con questioni che riguardano anche persone vicine, congiunti, eccetera. Ma questo comunque, al di là, spersonalizziamo il problema. No, no. Il tema è una generazione e come questo problema è immenso, è gravissimo il problema di chi magari avendo 2 o 3 figli e perdendo il lavoro a 55 anni si trova inservibile nel mercato del lavoro, che non trova neanche lavori precari. Anche questo è la questione che il governo si è posto nel rifinanziamento della cassa integrazione o nel cercare di dare copertura agli esodati. Anche qui sono primi passaggi. Il sindacato dice non si è fatto abbastanza. Si sta incominciando a fare, si sta facendo. Se Letta avesse la bacchetta magica, probabilmente non saremmo in questa condizione. Senta Casini, lei nella prima parte ha fatto un sommario, diciamo, sulla questione Siria, che era impressionante, e sicuramente ne riparleremo. Volevo chiederle solo un approfondimento su... Qual è la motivazione per cui lei pensa che l'America, di fronte a tutti i temi che lei ha indicato, non ci sarà un attacco di terra, è un intervento che avviene dall'alto, cioè qual è secondo lei l'obiettivo che l'America ha in Siria in questo momento? L'amministrazione Obama ha dato troppi ultimatum a Assad. Questi ultimatum hanno dimostrato la loro inefficacia perché tutto è continuato come purtroppo è iniziato 2 anni fa. Nello stesso tempo non ha avuto la forza, e a mio parere ha fatto bene in questo caso, di armare i ribelli. Perché non li ha armati? Perché ha constatato chi erano questi gruppi, in gran parte gruppi terroristici. Per cui noi siamo in una condizione in cui è difficilissimo intervenire e l'intervento, qualsiasi risultato possa avere, può essere potenzialmente negativo, perché tra l'altro siamo in un'area in cui tutti sappiamo che dietro l'angolo c'è l'Iran,
che è il grande protettore, che è il della grande Siria. Protettore di Assad. Abbiamo lo stesso Israele. Non è un caso che molti dicono che in fondo anche Netanyahu tutto sommato è preoccupato che cada Assad, perché tra un pessimo un pessimo vicino e un'instabilità cronica di tutta un'area che è confinante con Israele, io credo che forse si preferisce avere il pessimo vicino. Allora, tutto questo fa sì che oggi un intervento rischia di essere improvvido e sbagliato. Io aggiungo una cosa. Noi parliamo sempre di concertazione delle Nazioni Unite. Sono arrivati, fra l'altro, proprio mentre parliamo, gli ambasciatori dei 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza all'ONU. All'ONU. Ma dico, in questo Consiglio di Sicurezza c'è la Cina e c'è la Russia. Noi non possiamo pensare di creare stabilità in questa regione senza la complicità della Russia, che noi sappiamo che gioca una sua partita. Rischiamo paradossalmente di avere una situazione che dalla Siria si trasferisce a una nuova tensione anche tra le grandi potenze. Allora, io credo che bisogna riflettere bene. In passato tutto questo... però ci sono stati altri interventi che agivano senza la copertura di un mandato dell'ONU. Sì, che cosa cambia oggi, secondo lei? Perché in passato sono stati accettati. Cambia l'esperienza. Quando io anni fa sostenevo che l'esportazione della democrazia, secondo la dottrina Bush, era una solenne sciocchezza, perché ogni paese ha la sua storia, le sue tradizioni, ed è impossibile esportare un modello anglosassone di democrazia, o la democrazia nostra, che affonda le sue radici in una storia, in una tradizione lunghissima, in paesi in cui la donna non ha diritti paritari rispetto a quelli dell'uomo, o in cui c'è la sharia che condiziona come codice, e che era necessario procedere a piccoli passi. Allora, quelli che hanno chiesto l'esportazione della democrazia, che hanno fatto questa dottrina, si sono trovati poi con Hamas, che ha vinto le elezioni palestinesi, con Morsi, che ha vinto le elezioni egiziane, e il giorno dopo ha pensato, sa che cosa ha pensato Morsi? Che aver vinto le elezioni significava aver conquistato il paese. No, la democrazia è un po' diversa. C'è una minoranza che va rispettata, ci sono diritti che vanno garantiti per tutti. Lo sa che su questo tema ora è più vicino a Gino Strada che a Giuliano Ferrara? No, io sono vicino alla ragionevolezza. Ho visto che oggi il nostro ministro degli esteri è andato, giustamente, ha fatto bene, dal presidente francese, e gli stessi francesi che erano partiti in quinta si sono un attimo, in questo momento, fermati. Stanno riflettendo. Allora, io credo che ci sarà questa azione militare, parliamoci chiaramente. Ma è giusto che l'Italia abbia una posizione terza. Certamente gli Stati Uniti sono alleati con cui non è in discussione un rapporto, direi, genetico del nostro paese, ma questa azione rischia di essere sbagliata. E d'altronde, se noi andassimo ad affondare la memoria in quello che è successo in Libia, pensiamo che sia stata una grande azione, un'azione che ha dato frutti così positivi. Lei fa un bilancio fallimentare di quell'intervento? Mi auguro che le persone che abbiamo ricevuto, il Presidente del Consiglio che abbiamo ricevuto in Commissione Esteri lo scorso mese, ci sorprenda tutti. Per ora noi abbiamo offerto come Paese di poter formare dei quadri e non abbiamo neanche i quadri che ci vengono mandati, perché non sono in condizione di identificarli, di selezionarli. Allora, questo la dice lunga sulla crisi di statualità che c'è in quel paese. E le faccio un'ultima domanda, perché è la chiave di tutto. Lei ha ricordato la parola d'ordine era esportare la democrazia. Il paradosso è che si abbattono delle dittature e poi ci si trova a dover sostenere o la necessità di dittature o a subire dei governi integralisti. Bisogna avere una grande cautela in tutto e soprattutto non imbarcarsi in imprese di cui non si sa poi com'è la fine. Perché se non c'è un disegno politico, imbarcarsi in imprese così un po' improvvisate rischia di produrre dei guai peggiori di quelli che sono anche le previsioni migliori. Allora, io credo che questa mia opinione non sia l'opinione di Gino Strada, sia l'opinione della stragrande maggioranza della comunità internazionale. E ho visto con quante cautela il Presidente Letta, il Ministro della Difesa Mauro, il Ministro degli Esteri Bonino
si sono confrontati con questo problema. Peraltro c'è anche un problema italiano. Noi siamo in Afghanistan, siamo nei Balcani, siamo in Libano, non è che possiamo, dobbiamo avere anche una consapevolezza delle nostre forze. Queste missioni internazionali vanno un po' tutte riviste, sappiamo che ci costano anche assai, le abbiamo sostenute e le sosteniamo perché sono utili a paesi martoriati come l'Afghanistan e come il Libano, ma andiamoci con la giusta attenzione e soprattutto cerchiamo di evitare incendi nuovi in aree delicatissime. Le danno del pacifista? No, non voglio essere pacifista. La guerra a volte può essere inevitabile, non è questo il caso. È questa che è sbagliata? Non è questo il caso della guerra. È questa guerra che è sbagliata. Questa è proprio evitabilissima. Bene, allora ringraziamo Pier Ferdinando Casini. Vi ricordo la seconda parte che inizia subito con Maria Giovanna Maglia, Lara Comi, Elisabetta Piccolotti, Alessia Mosca e Toni Capuozzo in collegamento da Milano. Ci vediamo fra qualche istante. Prima guardate questa breve interruzione e poi ritorniamo in studio. Segnale rosso, pallottole, segnale rosso, pallottole. Credevamo per gli straordinari eventi di questi ultimi due anni che ci fossimo finalmente liberati dall'incubo della guerra con la caduta della contrapposizione frontale tra Est e Ovest. Con l'invasione del Kuwait, in spregio al fondamentale diritto della sovranità degli Stati, con gli schieramenti che lì nel deserto arabico si sono costruiti e subito fronteggiati, si è teso l'arco del contrasto internazionale sino all'angoscia di queste ore. E in queste ore il Paese guarda al Parlamento con atteggiamento che io confido sia di attesa e di fiducia. Anche per questo abbiamo creduto giusto dare un segno concreto a tutti i cittadini lasciando aperto Palazzo Montecitorio, lasciando accese le nostre luci. Great day to be a soldier, and it's a great day to be an American. Thank you very much. Siamo nel Kosovo perché vogliamo sostituire la pulizia etnica con la tolleranza e con il rispetto. Il nostro messaggio è chiaro. Pace e umanità prevarranno nel Kosovo. I profughi torneranno a casa, ritroveranno la sicurezza. Kosovo is de facto independent. And Kosovo has a guarantee of European Union and United States that at the end the independence will be recognized. Gli ultimi dati che vediamo su bambini non accompagnati e sull'orrore dell'utilizzo delle armi chimiche continua ad implicare un'intensa attività. Beh,
quelli non sono pacifisti a intermittenza, sono dei guerrafondai a intermittenza. Io ho avuto modo di incontrare più volte il leader e di legarmi a lui da una vera e profonda amicizia. Convincere al più presto possibile il regime a cessare gli attacchi e le violenze contro i civili libici. The Italian government thinks that what happened is really a shame and it's a crime against humanity. Lasciando accese le nostre luci. Allora, è una carrellata che parte, diceva mentre guardavamo questo servizio, Maria Giovanna Magli, è dal secolo scorso. Era il 1991, era lo scenario che seguiva la caduta del muro di Berlino e all'equilibrio bipolare. Bene, adesso il mondo non è più diviso in due superpotenze e in questi anni abbiamo visto che quegli scenari di guerra sono diventati non più il punto in cui si misuravano due diversi rapporti di forza, ma il luogo del caos, della mancanza di regolazione e dell'impossibilità di governare il cambiamento in zone delicatissime del mondo. Allora io presento gli ospiti questa sera perché oggi vogliamo parlare di questa crisi che i media italiani non raccontano, non mettono in cima ai sommari, poi parleremo forse anche un po' di cose italiane, però vogliamo partire da qui perché ignorare questa crisi vorrebbe dire veramente fare un pessimo servizio al ruolo che questa televisione vuole avere. Buonasera Maria Giovanna Maglie. Buonasera. Non ha bisogno di presentazioni. Buonasera da Milano a Toni Capuozzo. Buonasera. Buonasera. Buonasera a Lara Comi, eurodeputata del PDL. Buonasera. E Elisabetta Piccolotti, dirigente di SEL. Alessia Mosca è a Milano dietro le mie spalle, non la vedevo ancora nel monitor, è arrivata qui in trasmissione e ovviamente è una deputata del Partito Democratico, quindi abbiamo tutto lo spettro delle forze politiche più importanti, ma abbiamo anche due giornalisti che hanno una lunga esperienza nei teatri di guerra. Allora io vorrei partire questa sera dalla Maglie. Che impressione ti fa questa visione diacronica, disordinata, però molto bella, e parte addirittura un discorso della Iotti che dice teniamo accese le luci del Parlamento? L'impressione che ho è che siamo arrivati alla consunzione e conclusione di... quanti sono? 23 anni, 22 anni di politica estera europea, internazionale, profondamente miope, profondamente sbagliata, profondamente ipocrita, di pacifismo a intermittenza, di doppio pesismo su quel che è buono, quel che è cattivo, i tiranni buoni, i tiranni cattivi, quando intervenire, quando non intervenire, quando chiamarla una guerra di invasione o esportazione della democrazia sbagliata e quando chiamarla invece intervento mirato, guerra umanitaria e i morti del gas. Polizia cattivi, internazionale abbiamo sì, avuto. I morti del gas e i morti del non gas, come se i morti del non gas fossero meno morti dei morti del gas. Partiamo cioè, subito tutta una da serie un di posizionamento. Spaventose. Siete stati assortiti per diverse sensibilità, sì. Ma vorrei un posizionamento su questa crisi da tutti voi. Per esempio, la Maglie, cosa pensa di questo intervento in Siria? Hai espresso la posizione con un lungo articolo sul Libero l'altro giorno. Troppo poco, comunque andrà, troppo tardi, un interventino miratino di quelli studiati da un professorino di diritto di Harvard anziché di un grande comandante in capo, mi riferisco al presidente degli Stati Uniti. Infatti, come vedi, ancora non se ne vengono fuori, forse si fa, forse non si fa, forse ci dicono l'ora, ci dicono il minuto. Un intervento fatto troppo tardi, un momento sbagliato, quando il paese è obiettivamente invaso da ribelli al-qaedisti, jihadisti, e quell'ondata civile di protesta che ci fu due anni fa è ormai completamente dimenticata, per non cambiare assolutamente nulla. Perché che cosa succede?
succede che tu cosa dici ad Assad? Ad Assad dici se usi di nuovo le armi chimiche ci toccherà rifatti un bombardamento, ma non è che tu così fai un cambio di regime. Allora ancora una volta, di che cosa non ha il coraggio l'Occidente di dichiarare? Che se proprio devi intervenire per cambiare le cose e ci devi restare finché le cose non sono cambiate. Avete idea di quanto sono rimasti gli americani nel Giappone occupato quando hanno lasciato l'ultima base? Ma di che stiamo parlando? La fuga dall'Iraq nel 2010-2011 è stata il modo per distruggere non solo tanti anni di lavoro, ma anche per togliere valore ai tanti morti. In Siria è andata così, sono stati 4 anni di politica estera americana completamente sbagliata. D'altronde i presidenti democratici nella storia degli Stati Uniti sono un intervallo anche per questo, tra un presidente repubblicano e l'altro, se fai un elenco dei numeri. Capisci che sono un intervallo anche per questo, perché il loro isolazionismo, la loro incapacità di essere anche contro il consenso nazionale è talmente forte che poi le cose le fanno a metà. E il mondo è distrutto da guerre dimezzate. Negli ultimi anni noi abbiamo fatto fuori un tiranno che era stato addomesticato, che ci era utile, vedi Gheddafi. Abbiamo sostituito un altro tiranno che serviva a mantenere, a calmierare la situazione come Mubarak. E abbiamo fatto un casino in Tunisia. Quindi contro la guerra da bellicista più convinta, questa se contro, posso contro riassumere la posizione della Maglia. Contro queste guerre tardive, dimezzate e così, e fatte da professorini di diritto anziché da comandanti in capo. Toni Capuozzo, come la vedi invece tu? Concordi con la provocazione forte ma diciamo argomentata della Maglia o la vedi diversamente? No, concordo in molte delle cose che ha detto Maria Giovanna, e però credo che vada considerato il fatto che se Obama ha fatto, insomma, con un tono un po' in farsetto, ma per la prima volta la voce veramente dura, tant'è che siamo qui attorno a discutere e rievochiamo immagini che appartengono al passato, ma insomma ci rimandano all'ora zero, al conto alla rovescia. Se Obama ha fatto questa voce dura, il primo risultato è in queste ore che la diplomazia ha ricominciato a muoversi, quello che non avevano fatto altri appelli, altri interventi, Ginevra 1, insomma molte richieste. Il mondo finora ha assistito, il titolo di questa puntata di In Onda è bello, a ciascuno la sua guerra. Vabbè, possiamo scansare le nostre, facciamo bene a scansare le nostre, ma i siriani normali, le donne, gli anziani, i bambini che abbiamo visto in quelle immagini atroci, quelli la guerra non solo non la scanseranno, ma sono 2 anni che la stanno soffrendo. Bene, la diplomazia finalmente si è messa in moto, no? In queste ore si sta riunendo una versione ridotta e ristretta del Consiglio di Sicurezza. Ci sono state, insomma, è cosa che si ripete da più parti, una ripresa dei contatti fra vera e propria trattativa tra Lavrov e Kerry, con una triangolazione con Rouhani. Putin pochi giorni fa ha telefonato, ha avuto un lungo colloquio telefonico con il nuovo leader iraniano. Non c'è dubbio che anche Israele abbia contato nel gioco diplomatico che si fa in queste ore. Allora, tutte le perplessità italiane, voglio dire, sono fondate, spesso sono di buon senso. Io le trovo però un po', insomma, farisaiche nello stesso tempo. Io intendo perplessità del governo. E è ovvio che, insomma, non è un caso che in contemporanea sono uscite 2 posizioni particolarmente speculari, erano quella dell'Italia e della Polonia, come per dire dei paesi, con tutto rispetto per la Polonia, paesi insomma di terza se non di quarta fila. Cioè, ti ricordi che io ti feci un'intervista in pubblico in cui tu raccontassi con un'efficacia incredibile l'orrore della guerra che noi consideriamo a bassa intensità. Mi ricordo il tuo racconto di un campo minato che dava benissimo l'idea dell'orrore che prosegue nel tempo anche dopo l'apparente fine della guerra. Ma ti voglio chiedere, questa provocazione di Maria Giovanna, che dice in fondo i morti del gas non dovrebbero stupirci
così hai detto, no? Più di quelli... No, i morti sono tutti morti... appunto, il morto da bombardamento di una guerra civile valgono ma quanto anche, i morti del bombardamento di Gaza. Ma anche tra Gazzarino e Gazzarino noi facciamo delle differenze. I curdi non fecero l'effetto che fanno altre ora. Perfetto, i morti ho capito. Morti. E volevo girare e chiedere a Capuozzo che cosa pensa lui di questi, i morti che pesano diversamente a secondo del modo in cui muoiono, perché è un tema interessante, non è una provocazione banale. Guarda, è sicuramente così, purtroppo. E voi avete mandato in onda le immagini di quello che fu il casus belli che avviò il bombardamento, la campagna di bombardamenti contro quello che restava della Jugoslavia. C'erano le immagini della strage di Račak. Ora, nel tempo, si è appurato che quella strage, insomma, in fondo fu una specie di tranello, di agguato mediatico. C'era un certo numero di morti in un villaggio sperduto del Kosovo. Ora, i morti erano persone realmente ed evidentemente morti, ma erano state radunate da diversi villaggi anche molto lontani. È un po' come certi tristi fine settimana sulle strade italiane, no? Ci sono stati 30 morti sul weekend di sangue, 30 morti nelle strade italiane, però sparsi ai quattro angoli del paese. Se invece i 30 morti sono tutti in un incidente, come quello di cui abbiamo memoria fresca, dell'autobus che cade dal viadotto, e beh, allora articoloni, ovviamente. Ora, io vorrei, se continuiamo con il giusto ragionamento della maglia, dovremmo dire, ma allora se Assad si impegna a non uccidere più con le armi chimiche, ma a uccidere in punta di coltello, esatto, o con i mitro, con noi, va bene, lo accettiamo. Volevo chiedere subito alla Racomi, in questi anni il centrodestra ha avuto una posizione solidamente a favore degli interventi, anche di quelli che venivano dall'alto, diciamo tutti gli interventi che ci sono stati hanno avuto l'appoggio del centrodestra. Adesso cambia qualcosa di fronte a questa crisi? Ha avuto un appoggio anche perché c'erano degli accordi precedenti e anche legati alla situazione che erano previsti nelle Nazioni Unite, ma anche in accordi internazionali. Quindi non posso definire il centrodestra propenso alla guerra, assolutamente no. Quello che era avvenuto di appoggio, ricordiamo, è quasi sempre in una seconda battuta. La perplessità che pongo oggi è il fatto che è l'Europa che deve prendere una posizione, non i singoli stati membri. E qui abbiamo ancora una mancanza, secondo me, di una vera Unione Europea. Però questo non è mai accaduto anche per l'Iraq. Ma forse ora. Scusami, sulla Libia l'Europa ha obbligato l'Italia a intervenire. Attento. Su questo. Sì, no, ma dico su tante altre l'Europa guerre. L'Europa utilizza, secondo me, due pesi, due misure. Io non rinnovo la stima nei confronti del commissario Ashton, perché se il suo comunicato stampa si attiene solo, non bisogna utilizzare le armi chimiche, non abbiamo capito niente di cosa deve essere forse una politica estera, ma non solo estera, anche per quanto riguarda l'organizzazione della tutela e la sicurezza a livello europeo. L'altra domanda che mi pongo, oltre al centrodestra, è anche la Germania, perché parliamo sempre, in questo caso abbiamo visto la Francia, abbiamo visto gli Stati Uniti, abbiamo visto l'Inghilterra, ma la Germania in questa posizione... Assolutamente la più furba di tutte, permettetemi, perché il presidente della Commissione Esteri al Parlamento Europeo, Elmar Brok, massimo esponente del centrodestra tedesco, dice vale ancora la diplomazia. Allora, a quel punto io proprio oggi, arrivando ieri poi da Bruxelles, mi sono preoccupata, perché c'è un inattivismo, c'è una troppo tardi, come ha detto giustamente Maglie, perché siamo arrivati, sono quattro anni che sono al Parlamento Europeo, sono quattro anni che nelle plenarie parliamo di Siria. E allora in questi quattro anni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente effettuato un dibattito su quanti erano i morti singolarmente e non quando si effettua una strage. E quindi ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare urgente, perché l'Italia sarà sottoposta anche al problema della migrazione. Ma quindi, però, per rispondere alla domanda, no, la domanda prima, io ho detto sul centrodestra, attenzione, però sul centrodestra non, noi siamo... non volevo dire che il centrodestra fosse bellicista. No, io per, posso esprimere la mia opinione. Dico storicamente. No, io sono dell'opinione che deve valere ancora per un brevissimo periodo di tempo la fase diplomatica e quindi di negoziato. Se questo non avviene, ci si raduna tutti insieme, ma a livello europeo si decide. Quindi la posizione mia personale come esponente di centrodestra è: non decide solo l'Italia.
Quindi vicini sia insieme. Un intervento purché sia europeo. Deve essere tutti insieme, perché altrimenti siamo Italia e Polonia, come diceva giustamente Capozzi, le quarte file, e poi tutto il gioco la fa la Francia e l'Inghilterra. E la Germania rimane lì. Elisabetta Piccolotti, anche il centrosinistra paradossalmente ha uno spiazzamento di fronte a questa crisi. In questi anni uno dei punti di identità più forti, basti pensare che la famosa scissione del Partito Comunista avveniva proprio su quella votazione che al Senato doveva decidere se coprire o meno l'invio di alcuni aerei. Fra l'altro questo fu il punto da cui si arrivò a una divisione incredibile come quella che fece nascere da un lato PDS e dall'altro Rifondazione Comunista. Ha avuto quindi una fortissima identità nella parola d'ordine apparentemente unificante, no alla guerra. In questi mesi e su queste ultime due crisi, mi riferisco soprattutto alla Libia e al conflitto siriano, non c'è una mobilitazione pacifista. Perché? E soprattutto ragioni... ovviamente qual è la vostra posizione? Io comincio con la nostra posizione. Rispondere alla domanda perché non ci sia oggi una mobilitazione pacifista è piuttosto complesso, perché introduce un dibattito sugli elementi di frantumazione, di perdita della rete che negli anni invece della guerra in Iraq e in Afghanistan si era molto mobilitata in questo paese. Tutti noi ricordiamo le piazze colme di pacifisti, e devo dire le bandiere arcobaleno appese, esatto, in tutte le case italiane, e credo anche però, in quelle di centrodestra. E credo però che c'è nonostante Obama, questa mobilitazione non sia oggi però visibile, vale, vedremo se nei prossimi cosa, giorni vale anche al contrario, forse molti del centrodestra, te compresa, potrebbero essere un po' più meno indulgenti con Obama che con Bush. Due anni fa sarebbe stato diverso. Sono momenti diversi. È sempre asse del male, non è che è cambiato niente. No, io non credo che il problema sia c'è un po' Obama. Di indulgenza con non Obama, c'è dice un'indulgenza Maggio. Con Obama. Il mondo pacifista ha una posizione chiara, netta, l'abbiamo anche noi come Sinistra Ecologia e Libertà, su questo intervento e anche su tutti gli altri. Siamo fermamente contrari all'idea che problemi di questo tipo si possano risolvere bombardando altri paesi. Che si anche possano, se c'è un uso di gas. Anche se c'è un uso di gas, nessuno fino ad oggi ci ha portato dei casi concreti in cui i bombardamenti hanno risolto queste situazioni, hanno stabilizzato i paesi. Noi abbiamo avuto un susseguirsi di guerre in Medio Oriente, una dietro l'altra, e nessuna di queste ha dato risultati stabili. Hanno solamente accresciuto una spirale di violenza, di sofferenze. Ai morti si sono sommati altri morti, sempre civili, e ai profughi si sono sommati altri profughi. Per noi la strada non è mai quella del conflitto armato, tanto più un conflitto appunto che non è pensato su truppe di interposizione ONU rispetto alla guerra civile che c'è in Siria, ma è un vero e proprio bombardamento. Poi si può dire, come sempre si è detto, la guerra umanitaria, il bombardamento mirato, le bombe intelligenti, ma sappiamo benissimo che queste sono tutte parole che servono solo a coprire l'orrore della guerra, che resta ed è tale, ed è per questa ragione che per noi la strada è un'altra. La diplomazia... Io ho molto però, rispetto per le opinioni pacifiste, sì, per carità. Io penso che la pace sia un intervallo fra due guerre nella storia dell'umanità, e sfido gli storici a dirmi il contrario, e penso anche speriamo che la, sia più così, la pace che la possa storia, non essere più un intervallo cambi, fra due guerre, ma invece che cambi. Si possa bene tutti lavorare per una pace permanente nel pianeta, e per farlo serve la diplomazia, a partire dal fatto che crediamo che sia necessario trattare subito un cessate il fuoco per ripristinare le condizioni. Penso che nessuno sia mai a favore della guerra, cioè nel senso sì, che però in tutti questi anni nessuno è mai stato a favore della guerra. Il Parlamento più volte si è votato a favore della guerra. No, ma è diverso, cioè la soluzione che si vuol trovare, o meglio, per risolvere il problema ci sono varie strade. Nessuno è a favore di una guerra piuttosto che un'altra, cioè siamo tutti contenti anni, se c'è pace. Tecnicamente, se uno è a favore di un intervento ma perché è la soluzione finale, ci sono in stati estremis casi di cioè, motivazioni quasi inventate, dalle armi di distruzione di massa alle stragi in Kosovo, spesso senza alcuna prova, che sono state invece sbandierate in Italia come motivazioni serissime per sostegno degli interventi. Quindi se ci fossero le forze armate, armi chimiche, sappiamo benissimo.
No, se no, ci era... sono le armi chimiche non va bene, è un crimine no, va gravissimo. Va bene bombardare su quello? Cioè, No, io lo sostengo che non va bene bombardare, nemmeno in casi così estremi, non perché questi casi vadano tollerati, sono intollerabili, abbiamo visto tutti diciamo quei morti stesi a terra, soprattutto bambini, e sono un dolore atroce, certo, per tutti, e su questo non si transige. Ma quello che noi diciamo quando vogliamo ribadire il valore della pace è che bombardando si aggiungono morti ad altri morti e non si risolvono i conflitti. Non abbiamo notizia di conflitti risolti attraverso la guerra, anzi, probabilmente una guerra potrebbe innescare in quell'area che è già molto instabile. Abbiamo visto gli attentati in Libano, ci sono episodi continui che dimostrano di una destabilizzazione ormai endemica, potrebbe innescare una spirale molto pericolosa e che potrebbe determinare un aumento. Se i negoziati diplomatici conflitto dovessero... Scusate, mi fermo perché voglio sentire anche Alessia Mosca, che è distante e quindi è anche, come dire, svantaggiata. Volevo chiedere alla Mosca se in qualche modo il Partito Democratico ha un orientamento, diciamo, in questo momento già consolidato, e visto che in passato ha assunto posizioni diverse a seconda dei conflitti che si sono determinati. Ricordo, che ne so, Fassino che ha sfilato e fu anche contestato con una bandiera della pace al collo a Via Nazionale. Ricordo ovviamente le grosse divisioni anche dentro il partito fra una minoranza interventista e invece un corposo fronte sempre maggioritario che era contrario alla guerra. Però anche la distinzione e il voto a favore di alcune missioni, ad esempio quella in Afghanistan, era un ministro del Partito Democratico, Arturo Parisi, quello che sostenne anche convintamente quel tipo di intervento. Quindi qual è la vostra posizione oggi? Ma intanto non si possono accomunare tutte le situazioni, giusto, del passato con quello D'Alema, che si sta... No? Ricordo il famoso avvenendo. D'Alema del Kosovo che abbiamo anche visto. Non possiamo accomunare quello che è successo in passato con quello che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni. E mi pare di capire che anche dagli interventi che sono stati fatti fino ad ora, che al di là del posizionamento, se vogliamo dire, ideologico che ciascuno può avere sulla accentuazione verso il pacifismo, un maggiore interventismo, mi pare che in questo momento tutti nel nostro paese siano abbastanza concordi nel dire che questo sia un intervento non opportuno nelle modalità con cui si sta configurando. E quindi il Partito Democratico è molto convinto della posizione che è stata espressa oggi dal ministro Bonino, che quindi supportiamo in modo totale. Anche io, come Lara Comi in studio diceva prima, sarei molto favorevole al fatto che ci fosse un intervento a livello europeo, che sarebbe molto auspicabile, però mi sembra che la situazione oggi non possa far presagire, a favore di chi? Favore dei rivoltosi contro Assad? Beh, no, che ci sia intanto che ci sia una possibilità di intervenire e di avere una posizione a livello europeo, ma la cosa che vedo difficile proprio oggi è il fatto che ci siano delle posizioni dei paesi, a prescindere dal colore politico, che sono molto distanti. La Francia, che ha un governo chiaramente di sinistra, e la Gran Bretagna, che è un governo di altro orientamento, hanno con sfumature diverse però delle posizioni che sono diverse da quelle che in questo momento sta prendendo il nostro paese. Quindi io sarei molto, anche per la mia storia, sono sempre stata molto favorevole al fatto che l'Europa possa fare un passo in avanti nella capacità della sua politica. Sì, ma le chiedo, a favore di chi in questo conflitto? Beh, cioè, a favore di chi dovrebbe intervenire l'Europa? La nostra posizione non è quella del comunque dell'intervento dell'Europa. Cioè, noi oggi come Italia stiamo parlando di un non intervento. Quindi l'Europa potrebbe decidere, dovrebbe trovare una soluzione, non necessariamente di interventismo o meno. È tutto da... Almeno prendo una posizione. Però stiamo parlando di una cosa ipotetica, cioè non è...
non è nei fatti la possibilità oggi di trovare una soluzione. E quindi io credo che per adesso la nostra posizione, auspico che possa mantenersi in questo modo, possa essere di una netta condanna di un comportamento come quello che è stato fatto in questi ultimi giorni, ma in questi ultimi anni purtroppo in Siria, ma trovando le modalità che non facciano intervenire in modo inutile, perché un intervento, per come si è configurato nelle ultime ore, sarebbe a rischio di creare più problemi rispetto che altro. È chiarissimo che la soluzione non è facile da trovare. Ci troviamo anche in un contesto geopolitico che è assolutamente complicato da decifrare rispetto alle polveriere che abbiamo ai nostri confini, e quindi non ci troviamo nelle categorie con le quali in passato si potevano portare avanti dei ragionamenti e si potevano anche trovare delle soluzioni diplomatiche, perché oggi è difficile capire quali siano le soluzioni migliori per salvaguardare una soluzione di stabilità. E quindi questo rende tutto molto più complicato. E quindi, insomma, vediamo che cosa accadrà nelle prossime ore. Quello che possiamo constatare intanto è che la nostra posizione come nostro paese viene confermata dal fatto che anche coloro che originariamente sono stati più interventisti, e parlo in modo particolare della Gran Bretagna, stia comunque prendendo tempo e stia cercando di capire se effettivamente sia così necessario questo intervento. Bene, Maria Giovanna Maglia, sono rimasto molto colpito anche sia nel tuo intervento sia nella introduzione che abbiamo fatto con Casini, presidente di una commissione esteri, ma anche uno dei tre leader storici del centrodestra e oggi leader di un partito di centro, che dice: anch'io faccio autocritica sull'idea che poi si fa vincere il male peggiore, non il male minore, no? Il ragionamento: abbiamo tolto Gheddafi e dopo cosa salta fuori? E il ragionamento che fa Casini, poi ne abbiamo parlato un po' più a lungo anche dietro le quinte, lui dice: tutte le fonti ci dicono che questi ribelli sono integralisti, jihadisti, certo, hanno istituito la sharia nella parte del territorio che controllano, quindi l'esperienza del passato ci dice che io non sono un pacifista integrale, non lo sono affatto, però attenzione. Si finisce per far vincere o far prevalere una parte. Dunque, non è che è si capisce dopo, si capisce bene anche all'inizio. Non è che ci sono dubbi sul fatto che la primavera araba è stata una straordinaria invenzione dell'Occidente. No, lui si riferiva al fatto che l'intervento in Afghanistan aveva prodotto... Parlo di primavera araba, come posso parlarti di guerra in Libia. Ecco. L'Afghanistan è una storia a parte. In Afghanistan ce la fai se fai una guerra di un certo tipo per un certo numero di anni. Deve essere a una vera guerra ad altissima intensità. Non può essere una guerra che fa sempre di solo un paese, sempre di meno quel paese e per niente affatto quasi del tutto gli altri. Non puoi fingere che siano missioni di pace quelle che sono invece missioni di guerra. No, bene, allora, noi siamo degli ipocriti in questo. Per quanto riguarda la Libia, invece, non è che l'abbiamo capito dopo, lo sapevamo anche prima che si trattava di una gigantesca cavolata. Nella fattispecie, la Libia, la Francia e l'Inghilterra l'hanno fatta per fregare noi. Vorrei che fosse chiaro, si trattava di riequilibrare contratti petroliferi, altro che guerra umanitaria. La fine di Gheddafi è una vergogna assoluta, ma anche i grandi entusiasmi per la primavera araba, perché quelle potrebbero diventare guerre, e guerre civili sono già state in parte, o lo sono o lo saranno, e anche quelle, lì non abbiamo capito niente, lì noi abbiamo strizzato l'occhio, il ministro degli esteri italiano lo continua a fare ai fratelli musulmani. Il ministro degli esteri italiani, non esito a dire, lo continua a fare, come quando strizza manda un vice... ai fratelli musulmani. Certamente, in Egitto ha speso più di una parola di troppo a favore dei fratelli musulmani, ha mandato a Teheran un vice ministro senza che questo servisse assolutamente a nulla. Quindi stiamo attenti, noi perpetuiamo una politica filo-araba che, se da una parte ha una tradizione nella nostra storia,
ora è diventata dissennata. Perché sono cambiati gli arabi a cui si fa riferimento. Completamente, la primavera araba, aver scambiato, perché poi tu non è che nel giro di tre, però c'è un filo che unisce tre storie diverse. Nel giro di tre conflitti sono caduti le tre roccaforti di quello che era il partito Baath, il partito laico militare, difficile distinguere. Però, e insomma, l'asse del male è sempre quella. Non è cambiato nulla da l'Egitto, quando la Siria. No, io parlo di Siria, Iraq, di Siria, Iraq principalmente. Cioè, il partito Baath è l'asse del male. Quando il tanto odiato e famigerato Bush Junior parlava dell'asse del male, parlava di Iran, Iraq e Siria. L'analisi dei suoi neocon, dei suoi teodici, era un'analisi giusta. Quelli sono i paesi dai quali si diffonde un morbo spaventoso. In Siria ora il rischio è altissimo. Ma il rischio già c'è, già gliele danno le armi agli al-Qaedisti e ai jihadisti, gli americani, gli inglesi, già gliele stanno dando da mesi le armi. Complimenti vivissimi. Capuozzo, secondo te, lo hai accennato facendo quel bellissimo riferimento alla Jugoslavia, dove abbiamo scoperto che quasi tutto era mistificato, invenzione di una guerra etnica, invenzione di un nemico, invenzione di confini e addirittura di paesi. Quanta invenzione c'è in questa, come dire, ricerca della pistola fumante, che nel caso dell'Iraq poi storicamente ormai acclarato non produsse nessuna pistola fumante? E qui addirittura c'è anche qualche dubbio. Gli ispettori dell'ONU sono andati, ma ovviamente non hanno trovato tracce che potessero giustificare un intervento. Guarda, il lavoro degli ispettori dell'ONU. A proposito della Jugoslavia, però voglio ricordare, siccome sì, è stato detto che ogni intervento militare è inutile e peggiora le cose, che fu un bombardamento sulle postazioni serbe attorno a Sarajevo a porre fine a un assedio che durava da 4 anni. Giusto. E obbligare le parti, bombardamento ordinato da Clinton, obbligare le parti a sedersi al tavolo di quella pace sicuramente modesta che passa sotto il nome di accordi di Dayton. In Siria, più ancora che il lavoro degli ispettori delle Nazioni Unite, che a questo punto è interessante solo per il fatto, sappiamo fin quando loro sono lì non ci sarà nessuna forma di attacco, no? E sappiamo che quasi sicuramente si tratteranno in Siria almeno fino a sabato mattina. Manca la pistola fumante, ed è quello che emerge dal rapporto del Comitato del Unito dell'Intelligence inglese, ed è quello che emergerebbe dal fatto che il rapporto dei servizi americani, che sembrava potesse essere presentato questa sera poi all'opinione pubblica, in realtà si è rinviato la presentazione perché presenta moltissime lacune. Manca la pistola fumante. In entrambi i rapporti, quello inglese e quello americano, ci sarebbe l'affermazione che è altamente probabile che sia stato Assad a ordinare, a pianificare, ma non sicuro, altamente probabile. Quindi la pistola fumante non c'è. Però, ma possiamo ipotizzare che addirittura potrebbe essere, mi sembra incredibile, se non fosse stato Assad sarebbe una simulazione addirittura autolesionista dei ribelli. Guarda, io non che lo si ingasano. Non lo credo, però ho pronta la stessa risposta che ho dato spesso quando si è parlato, ricorderete forse l'attentato nel mercato di Sarajevo, più di 60 morti, e il dubbio che quell'attentato non fosse figlio di un bombardamento serbo, ma addirittura, secondo alcuni e secondo alcune inchieste, fosse una specie di autoattentato. La mia risposta è: se un popolo, una popolazione arriva a automutilarsi pur di provocare un intervento che non arriva, siamo arrivati a un livello di disperazione. Giusto. Tale, insomma, che a colpirmi più ancora che la mistificazione è il fatto, o la fabbricazione, certo, di prove, è il fatto che dietro c'è una disperazione totale, ed è la disperazione dopo 2 anni e passa di guerra. Quello che mi sembra importante sottolineare, perché altrimenti arriviamo
la classe politica italiana in questi casi tende sempre a guardarsi allo specchio e dire che posizione ho. No, stiamo parlando di un intervento che sembra non avere dei contorni, no? Mentre si sono dette delle cose importanti, e se ci sono dei un rallentamento della corsa da parte di Gran Bretagna e Stati Uniti, e anche per il, no, sicuramente non è per le perplessità espresse dal governo italiano e dalla classe politica italiana, ma perché ci si pone dei problemi seri, perché altrimenti si dice no intervento, disarmiamoci e non partiamo. Beh, allora in Siria che cosa si fa? Ora si tratta di ragionare su che intervento. È apparso abbastanza chiaro che non rivedremo le scene di Baghdad agli inizi degli anni 90, che non rivedremo le scene che abbiamo visto in Afghanistan, che non rivedremo. Si è parlato di lancio di missili, si è parlato di utilizzo forse di droni, si è parlato di aerei che rimarrebbero fermi nelle piste giordane, nelle piste del Qatar e sulle piste turche. Non dobbiamo insegnare noi all'America, anche all'America tentennante di Obama, non dobbiamo insegnare noi che non è bene diventare l'aviazione di Al-Qaeda. Voglio dire anche due cose però sulla Siria. Una, che esistono formazioni che in qualche modo tengono fede alle ragioni prime della rivolta siriana. Vero. Ricordiamo che hanno cominciato manifestando pacificamente contro la condanna di alcuni ragazzi che avevano scritto delle scritte con la vernice sul muro contro il regime di Assad. Ed è una, se noi abbandoniamo le rivolte democratiche, le rivolte che aspirano in qualche modo a un ideale liberale, che possono parlare insomma un linguaggio che siamo in grado di comprendere, se lasciamo per due anni che vengano massacrati, è ovvio che poi le cose si incattiviscono, ed è comodo a questo punto dire e allora non interveniamo, le guerre no, e gli aerei no, e i droni no. La seconda cosa che voglio dire è che dobbiamo, avrei accettato una posizione del governo italiano che dicesse con onestà e con franchezza del governo e dell'insieme della classe politica, che dicesse siamo impegnati in Afghanistan, abbiamo 2100 uomini in Libano che rischiano di essere oggetto di rappresaglie in una situazione molto difficile, non ce la sentiamo di dare il nostro contributo che abbiamo disinvoltamente dato invece quando si trattava di far cadere un dittatore feroce, folle come era Gheddafi, ma forse addirittura un po' meno sanguinario di quanto non sia Assad. La seconda cosa è che mi sarei anche aspettato che venisse ricordato in queste ore in cui tutti esprimono delle preoccupazioni fondate, legittime, in buona fede, che in Siria ci sono Padre Dall'Oglio e Domenico Quirico. È una piccola, però suona strano, insomma, che quando abbiamo sempre le rassicurazioni, richieste di silenzio stampa, stiamo lavorando in silenzio, non disturbate il manovratore, non, se non facciamo il loro nome è perché stiamo lavorando, che in un momento in cui abbiamo dei connazionali, delle persone che ognuno nel suo campo facevano un lavoro importante e la cui sorte ci è cara, non sia stato, il loro nome non sia stato fatto da alcuno. Bene, c'è qualcosa da dire rapidissimamente perché, arriva l'agenzia che si è chiusa la riunione del comitato all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, no comment e per ora, e forse era prevedibile, la risposta degli ambasciatori. Noi chiudiamo qui questa parte con una battuta di... battuta soltanto, forse le piazze non sono piene, ma non è corretto dire che in questi due anni nessuno ha parlato di Siria, nessuno ha parlato, ha fatto pressione. Le associazioni pacifiste di questo paese, tutti coloro che si occupano di cooperazione internazionale, da tempo sottolineano la necessità di evitare che la situazione siriana degeneri. Noi siamo in una condizione in cui naturalmente un moto popolare di rivolta nato appunto con una genuità e una spontaneità in Siria sta degenerando e si sta trasformando in qualcos'altro. Questo è accaduto più volte negli scenari medio orientali. Io credo che una parte delle responsabilità sia anche della politica estera interventista che è stata fatta in questi anni e che ha radicalizzato l'Islam, ed è per questa ragione che non credo che l'Unione Europea debba trovare una posizione a prescindere
essere quali che sia, purché sia una posizione unitaria. L'Unione Europea dovrebbe agire come agente di pace in questo momento, dovrebbe trovare una posizione comune per rafforzare le azioni diplomatiche a favore della pace, della trattativa, dell'utilizzo di strumenti diversi da quelli dell'intervento militare. Mi stupisce che si dica una posizione comune, qualsiasi sia, purché essa sia. No, però non abbiamo... Avevo detto che finiamo, è un dibattito interessante, ma però dobbiamo non è esattamente parlare quello di cose che... siccome sono stata chiamata in causa... Idem, quindi facciamo una... come No, no, scusate, abbiamo un tempo, se no non riusciamo a discutere... Ma guarda, due secondi. Non abbiamo detto l'Europa prenda la posizione qualsiasi, l'Europa inizi a passare dalle parole ai fatti. Alessia Mosca. Se c'è una cosa che l'Europa ha garantito al suo interno dall'inizio della sua storia è la pace. Diciamo che questo può essere un fatto che portiamo a esempio di un buon funzionamento, perché è l'unico, è il periodo più lungo senza una guerra entro un numero al proprio interno. Insomma, mi sembra che però l'esempio della mano è che in Libia c'è stata un'unità di intenti europea in cui siamo stati dentro, ma in una posizione pro-guerra. Questo è sì. Allora giriamo pagina rivedendo un servizio, ringraziamo il TG che ha fatto questo lavoro per noi. Stefano Ferrante ha raccontato esattamente cosa c'è in queste motivazioni depositate oggi, le motivazioni della sentenza che abbiamo avuto 28 giorni fa su Silvio Berlusconi, quelle che hanno fatto riesplodere forse la tensione, hanno acceso i riflettori in vista della riunione della giunta del 9. Guardiamo il servizio e torniamo subito a discutere. L'ideatore della frode fiscale sui diritti TV di Mediaset fu Silvio Berlusconi. Lo scrive la sezione feriale della Cassazione nelle 208 pagine di motivazioni depositate oggi della sentenza definitiva di condanna pronunciata 29 giorni fa. Una conferma delle argomentazioni dei verdetti di primo e secondo grado, sottoscritta da tutte le toghe del collegio e non solo dall'estensore, come si fa di solito, a ribadire la piena condivisione della decisione. Per i giudici fu Berlusconi a creare il sistema fittizio di compravendita dei diritti televisivi con valori gonfiati, con lo scopo di evadere il fisco e creare fondi neri. Sistema messo a punto nei primi anni delle TV del Cavaliere e protrattosi poi anche nel periodo tra il 2001 e il 2004, quello esaminato dai magistrati, quando Berlusconi era presidente del Consiglio. Assolutamente inverosimile per la Cassazione la linea sostenuta dalla difesa, con il Cavaliere e la sua azienda non evasori fiscali, ma vittime di una truffa colossale ordita dagli intermediari che vendevano i diritti. Non è verosimile, scrivono i magistrati, che qualche dirigente di Fininvest abbia subito truffe milionarie per 20 anni senza accorgersene. Berlusconi non poteva essere un imprenditore così sprovveduto. L'ex premier, spiegano i giudici, fu l'ideatore del meccanismo del giro dei diritti che a distanza di anni continuava a produrre effetti illeciti di riduzione fiscale per le aziende a lui facenti capo in vario modo. Il sistema da lui organizzato ha permesso di mantenere e alimentare illecitamente disponibilità patrimoniali estere, conti correnti intestati ad altre società che erano a loro volta intestate a fiduciarie di Berlusconi. Per questo, continuano, è pacifica e diretta la riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità del denaro separato da Fininvest e occulto. Per la Corte non è rilevante il passo indietro fatto dal Cavaliere dopo la sua discesa in campo, l'abbandono delle cariche societarie, che non esclude la sua responsabilità. Berlusconi, conoscendo perfettamente il meccanismo, spiegano i giudici, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti e che continuavano ad occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset ai fini di evasione fiscale. Anche perché, insiste la motivazione, una cerchia di persone che non erano affatto alla periferia del gruppo, ma che erano vicine a Berlusconi, tanto da frequentarlo tutte personalmente. Rigettati seccamente anche i punti del ricorso che prospettavano una lesione dei diritti dell'imputato nell'esame delle testimonianze e gli altri rilievi sulla procedura. L'unico difetto delle sentenze di primo e secondo grado che hanno condannato Berlusconi a 4 anni di reclusione è nel calcolo della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte d'Appello, come sappiamo, dovrà ricalcolarla.
Allora, nello scenario che vi abbiamo dato, nel racconto di questi giorni, quindi un governo che sembrava aver conquistato un successo, addirittura salutato dal centrodestra e dai falchi cosiddetti del centrodestra come un grandissimo successo, entra di nuovo in fibrillazione su questo doppio asse. Da un lato il problema dell'IVA e dall'altro il problema di questa sentenza che pesa forse ancora più che sull'opinione pubblica sulla giunta che il 9 si dovrà riunire. Lara Comi, cambia qualcosa il tenore, le motivazioni? Ovviamente le leggeremo poi in dettaglio, ma abbiamo mandato questo servizio di Ferrante proprio perché riassumeva con molta forza l'impianto accusatorio. Cambia qualcosa per voi? Ma io vorrei capire, prendendo spunto dalle parole prima di Toni Capozzo, dov'è la pistola fumante in questo processo e in questa condanna. Noi abbiamo separato i due aspetti, avevamo detto che qui non ci sono falchi, colombe, gazzelle, pitoni, cioè tutta la fauna state tirando fuori all'interno del PDL, però abbiamo diviso l'aspetto dell'IMU e dell'IVA e dall'altra parte l'aspetto della decadenza di Berlusconi come senatore, che sarà poi il 9 settembre. Il fatto di aver avuto una vittoria sull'IMU penso che l'abbia dichiarato bene il vice ministro Fassina, perché quando uno ha una reazione del genere vuol dire che abbiamo colpito in pieno. Avevamo promesso agli elettori l'eliminazione dell'IMU e questa è sulla prima casa ed è avvenuta. Cioè lei sta criticando Fassina? No, io critico... Un vice ministro del suo governo lei lo considera un segnale... Ma anche all'interno del PDL ci si può criticare, l'importante è che la critica sia costruttiva e non distruttiva. Del suo governo di chi? No, dice PDL. Il governo PD. Sostenuto al centrodestra. Ma fammi piacere, Teresa, per favore. Adesso l'hai detta un pochino meglio. Governo sostenuto anche, ma è il governo del PDL, non è del PD. Questa è un'altra cosa. È un governo di larga intesa. È un governo terzo, non è un governo di nessuno. È un governo suo. Lo dovremo approfondire. È un governo di loro. Però facciamo finire. A questo l'abbiamo portato a casa, questa cosa che ci stava molto a cuore. Questo l'abbiamo portato a casa, adesso però non cambia niente sul problema della decadenza che noi abbiamo posto come un'emergenza democratica. Niente, non cambia niente. No, nel senso che innanzitutto per quanto riguarda l'IMU e l'IVA noi li consideriamo aspetti economici. Dall'altra parte il secondo punto importante è quello di verificare la legge Severino, quindi è un altro aspetto che coinvolge naturalmente anche il Parlamento e il Governo. Non posso dire che un elemento, soprattutto l'ultimo, non è collegato a una stabilità di governo, perché se un rapporto di fiducia c'è e se si chiede una maggiore analisi, non si chiede di votare a favore o contro la decadenza del presidente Berlusconi, ma si chiede di analizzare meglio questo, perché c'è anche un ricorso alla Corte di Strasburgo, quindi vediamo bene com'è la situazione. Quindi servono tempo e servono approfondimenti. Ma questo l'hanno detto anche esponenti di centrosinistra, cioè penso che anche in questo ci sia un dibattito di larghe intese anche in questa ambito. E volevo chiedere alla Piccolotti se invece lei rappresenta un partito ovviamente di opposizione, questa accusa che abbiamo sentito anche nel collegamento a cui torniamo subito dopo, alla fine qualcuno dice i titoli dei giornali di destra erano cancellata l'IMU, i titoli dei giornali critici con il governo era l'IMU cambia nome, il fatto addirittura diceva è stata semplicemente una manipolazione, però in realtà un cambiamento c'è stato, nasce una service tax che pesa anche su chi affitta una casa. Una di queste ragazze ha detto io sono una precaria, se qualche costo della service tax venisse scaricato con me lo considererei un'ingiustizia. Qual è il vostro giudizio sull'IMU? Ma io credo che quella ragazza abbia ragione. Naturalmente noi pensiamo che l'IMU fosse bene rimodularla e renderla molto più leggera, addirittura esentare le fasce più deboli della popolazione con un reddito più basso. Questa misura fatta così invece è un grande regalo ai ricchi di questo paese e lo è perché naturalmente le risorse che si stanno spendendo per cancellare per il 2013 la rata dell'IMU potevano essere utilizzate per altre emergenze del paese. Scuoto perché io non so se... categoria 1, a 8 e a 9 sono escluse. Vabbè, ma quelli però i castelli. Sì, ma quelli non sono castelli, va bene, sono ville signorili, diciamo sono così palazzi, che chiunque sia benestante, abbia una casa di grande valore, io credo si possa permettere tranquillamente di pagare l'IMU per far sì che invece... Ma lei avrebbe ragione in una situazione diversa, attenzione. Ma certo, ma devi... La situazione è che il paese ha 9 milioni di persone... Non c'è dubbio. Noi stiamo facendo un gioco in tutte le puntate e poi faremo... Quanto avrebbe pagato d'IMU la Piccolotti?
Io credo di aver pagato intorno a un centinaio di euro. Quest'anno a un bambino avrei pagato 50 euro. Non credo che sarebbe stato per me un... Lara Comi? Non ho caso. E adesso pagherà la service tax. Idem, sono nulla tenente. Ah, ecco, questa è una grande fortuna. Però non mi sono sentita colpita da questo, perché l'IMU non c'è più. Non è che io penso che il mio non possedere case si compensa dal punto di vista del risentitismo sociale, perché c'è qualcuno che ce l'ha e paga. Non funziona così. La discussione. La discussione è che ci sono in questo paese 9 milioni di persone in grave difficoltà economica, nell'area della sofferenza, in quella del disagio. Ci sono 3 milioni di bambini poveri, molti dei quali la mattina vanno a scuola. Appunto, non si risolvono con le tasse. Però con queste risorse avremmo potuto fare una riforma degli ammortizzatori sociali. Ma la service tax non viene pagata da coloro che hanno la prima casa? Avremmo potuto fare qualcosa che provasse a dare sollievo a coloro che non ce la fanno uscire dalla crisi. Bene, invece abbiamo permesso che persone... Sentiamo giovani che sono con Mia Ceran davanti a Palazzo Chigi in questo presidio simbolico. Ah, c'è il presidio. Senza offesa, però giovani è un po' relativo. Giovani, Mia, fino a 50 anni giovani, non rompono le scatole, siamo tutti giovanissimi. Loro sono alle prime armi. Sono contenti loro di definirsi tali. Sono bamboccioni, come giustamente... Faccio parlare direttamente loro. La prossima persona che vi presento è Elena Doria, 46 anni, giovane, una ragazza precaria, diciamo. Docente, vincitrice di concorso, quindi precaria della scuola pubblica, ma anche traduttrice a partita IVA. Ecco, dei provvedimenti che sono stati fatti negli ultimi giorni, ci sono diversi membri del Parlamento in studio. Se ci fosse qualcosa che potesse chiedere di portare avanti, che possa tutelare la sua categoria. Beh, io parlo anche come rappresentante, come iscritta alla gestione separata IMSS. Alla gestione separata IMSS sono iscritte circa 2.000 persone, quindi 2.000 soggetti produttivi, uomini e donne, vedo tante donne in quella trasmissione, e mi farebbe piacere se le presenti si impegnassero ad abbassare l'aliquota attualmente al 27% per la previdenza, per tutti gli iscritti alla gestione. Quindi chi è un autonomo deve pagare il 27% in contributi. Ricordiamo che i datori di lavoro per i propri dipendenti pagano il 24%, quindi molto meno. E quali servizi e quali servizi ha da questo 27%? Allora, noi non abbiamo di fatto tutele, ne abbiamo simboliche, perché quel 27% sul reddito preimposta va soltanto per la pensione. Diciamo, contribuisce nel totale la gestione separata IMSS per 7 miliardi annui. Ciò vuol dire che è una parte molto importante per il mantenimento del welfare italiano, così come è concepito. Cioè, no, i nostri contributi, mi piacerebbe ribaltare i termini della questione, i precari non sono dei poveretti che devono essere compatiti, sono le persone che attualmente agiscono e contribuiscono in maniera notevolissima a tenere in piedi lo Stato. Foraggiano il sistema, mi diceva prima addirittura. A fronte di che cosa? A fronte di uno, noi paghiamo per l'assistenza lo 0,72%, che, e quindi abbiamo diritto limitatamente ad alcune tutele come la maternità e l'indennità in caso di malattia. Soltanto la Fornero ha concesso, aumentando ulteriormente di un punto percentuale i contributi per la pensione, il riconoscimento dell'indennità in caso di malattia domiciliare. Allora, quello che io chiedo è l'abbassamento al 24%, cioè farci pagare tanto quanto paga un datore di lavoro per i propri dipendenti. Vado avanti se ci lasciate con un altro paio di richieste. No, Walter Grossi, archeologo a partita IVA. Scusa mia, una storia per volta, perché su questo volevo subito una risposta di Alessia Mosca, perché se non sbaglio questo aumento è stato sostenuto dal Partito Democratico come un fatto addirittura positivo, cioè nel senso che si diceva aumentiamo la tassazione sui precari, questo creerà un disincentivo a forme di assunzione non stabilizzata. Non è stato questo il ragionamento. Peraltro noi abbiamo fatto un grande lavoro nella passata legislatura proprio in funzione di una riduzione della tassazione di quel tipo di lavoratori, che sono i lavoratori, le cosiddette partite IVA, ma che poi in realtà comprendono anche tante altre tipologie. Però è stato questo il ragionamento del governo, no? E su questo era quello il ragionamento. Non era solo una cosa punitiva, perché io non ho nessuna simpatia per la Fornero, ma la maggioranza diceva se noi mettiamo questo prelievo aggiuntivo disincentiveremo le forme di assunzione più precarie.
Non è stato questo il ragionamento, e comunque la nostra proposta è stata quella, abbiamo lavorato in passato e stiamo lavorando in questo senso, sulla necessità assoluta di abbassare la pressione fiscale su queste tipologie, ma dall'altro lato anche intervenire. Alcune cose sono state fatte per ridurre la precarizzazione in generale da questo governo, perché quello che è stato detto all'inizio della trasmissione, quali, per esempio? Per esempio quello che è uscito la scorsa settimana sul decreto della pubblica amministrazione, e così come alcune cose che è stato detto sono state solo un primo passo nella direzione di una riduzione della precarietà da un lato, e questo è il punto su cui noi ci stiamo battendo come Partito Democratico, cioè la riduzione delle tasse sul lavoro, perché questo è l'obiettivo. Bene, prossimo annunciato ieri dal Presidente del Consiglio, il quale ha dichiarato che questo è un obiettivo dal quale noi non possiamo discostarci e che sarà la primaria finalità messa dentro la legge di stabilità che dovrà essere presentata nel mese di ottobre. Quindi noi stiamo lavorando in quella direzione. La Mosca sta facendo discorsi di centrodestra quando parla di abbassamento delle tasse. Rapida, che la domanda è: con quali risorse si pensa di fare questa operazione? Su questo non abbia oggi mai Fassina cambiato. Ha dichiarato addirittura che non ci sono più le risorse per evitare l'innalzamento dell'IMU, cosa assai grave per il sistema economico di questo paese, per cui vorrei capire con quali risorse il governo Fassina dopo diceva anche che l'IMU era una domanda polemica mia Fassina, se intanto, vedevo delle reazioni intanto per fare un servizio completo bisogna anche ricordare, questo mi permetto di dirlo, che ieri nel decreto che è stato approvato sono state inserite alcune misure di cui purtroppo non si parla perché viene coperto tutto dalla questione dell'IMU, che riguardano esattamente la questione del lavoro. Non dimentichiamoci che ieri è stata rifinanziata la cassa integrazione, è stato trovato un altro pezzo di soluzione sulla questione degli esodati, sono stati fatti alcuni interventi, 60 milioni per l'agevolazione al finanziamento delle giovani coppie, dei giovani precari, lavoratori atipici, per poter accedere a maggior credito. Io credo che queste cose, per completezza di informazione, debbano essere date, perché sennò si parla solo... Non facciamo polemiche. Mia, lì c'è qualcuno di quelli... La Mosca citava un provvedimento di due giorni fa, cioè l'annunciato decreto sulla pubblica amministrazione, che Letta ha detto risolve il problema della precarietà. Siamo arrivati alla soluzione del problema della precarietà nella pubblica amministrazione. C'è qualcuno che lavora nella pubblica amministrazione? Di questi nessuno lavora nella pubblica amministrazione. Però possiamo chiedere ad Emanuele Perugini, giornalista scientifico, partita IVA. Che cosa chiedevi prima? Allora, la cosa più importante è che si chiede è che ci debba essere una sollecitudine, un'attenzione nei confronti del tema delle partite IVA, ma più in generale del precariato, in cui sono 9 milioni di persone, non più giovani, quindi quando si parla di giovani ormai è diventata una cosa assolutamente retorica e dà anche un po' fastidio. Io personalmente, come dire, tra un po' divento nonno, per cui basta con questo tema giovanilistico e ridicolo. Quello che serve una politica seria, determinata, coerente, a partire dal discorso della contribuzione e non della tassazione. Cioè quello che la collega prima aveva evidenziato è un discorso sulla previdenza, la divisione tra previdenza ed assistenza. Noi che siamo partite IVA paghiamo più contributi sociali e a netto di 1.000 euro, facciamo un esempio di un guadagno di 1.000 euro mensili, una partita IVA guadagna in questo momento poco più di 540 euro mensili, un lavoratore dipendente 800 e rotti. Con l'aumento dei contributi noi andremo a guadagnare meno di 500, intorno ai 400 euro mensili netti. È una cosa francamente insostenibile. Ora, siccome ormai il monte contributivo delle partite IVA, dei precari, è una quota rilevante del monte previdenziale italiano, noi vogliamo e chiediamo una forma seria di rappresentanza, lo chiediamo alla politica in generale e in particolare ai partiti e ai rappresentanti politici che sono in studio, ma anche al governo,
di sederci e di avviare una serie di iniziative politiche mirate. Dei disegni di legge particolari sono stati depositati in Parlamento attraverso... E poi un sindacato che rappresenti voi, insomma, non c'è sostanzialmente... Il sindacato ci prova. C'è un altro elemento che volevo darvi. Chiara Di Domenico prima mi diceva, io sono anche contenta di essere una precaria, in 10 anni ho sempre lavorato, non sono mai stata senza lavoro, quello che voglio sono le tutele, quindi la battaglia per l'articolo 18 ad esempio non interessa. Ma non calza nella nostra categoria, perché non siamo lavoratori effettivamente subordinati, o peggio ancora, facciamo un lavoro subordinato nascosto in un contratto a progetto che invece, esatto, nel mio caso parlo, poi ci sono appunto anche le partite IVA. Il contratto a progetto spesso è un vestitino piccolo che nasconde dietro un impiegato tutti gli effetti. Allora è ora di monitorarle queste situazioni, non è possibile che il numero di questi lavoratori cresca di anno in anno e che non si trovino mai soluzioni vere, perché non si, come diceva giustamente anche Emanuele, non c'è un osservatorio vero su una categoria che però sta crescendo enormemente e che se non trova una sua forma, una forma contributiva, una forma di tutele nella sanità... Tra l'altro prima mi dicevi che chi di voi ha il coraggio poi di parlare, di denunciare queste situazioni, spesso si trova nella situazione dove ad esempio quello che fa l'avvertenza poi sa che arriveranno dozzine di curriculum. A me è successo a febbraio, io a febbraio quando ho fatto il mio intervento al PD, nell'azienda dove lavoro, nella casa editrice dove lavoro, sono arrivati dei curricula di... Immaginavano che sarebbe stata licenziata. Esatto. Allora qui si apre un altro capitolo ancora. La mancanza di tutele dal punto di vista istituzionale. Assolutamente no, perché i miei datori di lavoro sono con me, anche perché sono precari anche loro, perché hanno aperto un'azienda l'anno scorso e pagano le stesse tasse che pagherebbero se fossero aperti da 15 anni. E anche qui si apre un'altra questione gravosa, io direi, perché io mi metto anche nei panni dei miei datori di lavoro, cioè come fanno ad assumermi se appena hanno aperto la partita IVA sono stati ammazzati di tasse? C'è addirittura il paradosso della solidarietà in realtà in questo caso. Allora, dateci un attimo soltanto un'altra voce, Walter Grossi, 37 anni, archeologo. No, lo spot, non c'è solidarietà possibile fra tornate te e la divisione pubblicitaria 7. Ci vediamo fra poco. Allora, avete sentito, sono voci, diciamo, che non arrivano spesso sui giornali, però sono portatori di esperienze, necessità e anche in qualche modo diritti che non sempre vengono riconosciuti. Lara Comi, ha sentito delle cose assennate in quelle che sono state dette? No, sono assolutamente delle richieste lecite, anche perché parlano di prevenzione e di assistenza, quindi di due ambiti, soprattutto per chi ha partita IVA, che vengono lasciati secondo me in secondo piano. Non è neanche corretto pagare una tassazione maggiore per il lavoratore rispetto al datore di lavoro. Oltre al fatto che tutta la tassazione in generale, come abbiamo sempre detto, è eccessiva, quindi deve essere abbassata, altrimenti non c'è nessun incentivo all'assunzione. Però ricordo che nella legge Fornero le partite IVA hanno avuto una forte stretta, perché come diceva anche una delle ragazze, non li chiamo giovani a questo punto, li chiamo dei ragazzi o del gruppo rappresentante delle partite IVA, aveva dato una stretta proprio perché tante partite IVA nascondevano poi dei lavoratori a tutti gli effetti dipendenti, ecco, nei confronti dell'azienda, e qui era nata una polemica, anche perché forse era meglio lasciare una maggior flessibilità nell'ingresso piuttosto che una rigidità all'uscita. Ecco. Bene, Alessia Mosca, l'impressione avuta da questi interventi? Ma la cosa più eclatante di cui in realtà ancora non ci stiamo occupando, e credo che debba essere la priorità nostra, per cui mi faccio carico io stessa di questa esigenza, è la necessità di rimodulare il welfare su queste che sono delle tipologie di lavoro che evidentemente non rientrano nelle categorie classiche a quale noi siamo stati abituati, e quindi un welfare che non tenga conto di
queste esigenze è chiaramente un welfare che lascia fuori pezzi di società, e guarda caso la società che è più giovane, anche poi relativamente più giovane, però questo è il punto. Una delle proposte sulle quali abbiamo tentato di lavorare, per esempio, per citarne una, è la necessità di garantire a tutti il diritto alla maternità, a prescindere dalla tipologia di lavoro. Questo credo che debba essere uno degli esempi di civiltà. Brevemente, se sai tutto è rapido. Solo perché si discute dei problemi di questi lavoratori da circa un decennio, eppure da circa un decennio nessuno trova le soluzioni, le priorità sono sempre altre, le risorse si spendono sempre per altro. Io credo che sarebbe venuto il tempo di discutere delle proposte che venivano avanzate prima molto seriamente e in Parlamento, incardinando anche una riforma del lavoro, ma soprattutto è venuto il tempo finalmente di discutere di reddito minimo garantito, che sarebbe anche uno strumento che può coprire i periodi di intermittenza, di non lavoro, può coprire le fasce ridotte in povertà, può sostanzialmente costruire gli elementi di una libertà esistenziale delle persone che oggi manca. Capuozzo, se ci riesci in poco tempo, hai anche la rapidità fra i tuoi doni quando ti serve, che impressione hai di questa generazione così diversa dalla tua in questa lotta fra garantiti e non garantiti? È una linea, è una guerra generazionale? Certo. Sì, anche. Certo. Credo che a volte in qualche modo qualche responsabilità ricada anche sull'insieme della generazione, non solo sulle classi politiche e sui governi che sono succeduti. A volte un eccesso di garanzie, è brutto dire eccesso di diritti, perché se uno pensa allo statuto dei lavoratori, a conquiste insomma che sono storiche e rinunciabili, però un eccesso di garanzie fa sì che poi le cose si scaricano su chi verrà dopo, no? Se io penso, ho degli amici che sono andati in pensione a 45 anni, insomma, e vedi i ragazzi, c'è sicuramente, abbiamo folleggiato per molti anni e il conto lo pagano oggi chi è venuto dopo. Bene, molto un tono autocritico e pochi hanno. Due parole per parlerò come gli italiani, come gli indiani d'America: meno tasse, meno spesa pubblica, basta con un sistema previdenziale degli anni 60, quando si campava di meno e si facevano tanti figli, meno divisione tra lavoro manuale e intellettuale, incentivi al turismo, semplificazione burocratica, aprire un'impresa in 24 ore. Non è difficile, non sarebbe difficile. Meno tasse. Chiudere il governo, yes, maglie. Noi ci vediamo come sempre domani alle 8:30, grazie e buonasera.